esempio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, ci troviamo nel percorso che porta i pellegrini a visitare tutti i luoghi di Padre Pio. Oggi qui ci troviamo per raccontare la testimonianza di Maurizio, che guardando i nostri video, quelli in modo particolare legati al testo di Padre Pio Capuano, come in una fiaba che racconta tanti aneddoti su Padre Pio, ci siamo soffermati più volte sui profumi di Padre Pio, e lo stesso Padre Pio Capuano ha raccontato attraverso quanto detto dai suoi confratelli e dai suoi figli spirituali, ecco, che gli chiedevano il motivo del profumo, ecco, questo intenso profumo. C'è stata una frase che ha colpito Maurizio sul fatto che Padre Pio ha detto: se percepiscono questo profumo vuol dire che io sono vicino alla loro anima. Maurizio ci scrive e ci racconta che lui è sposato con Lorella Nistico. Siamo di Catanzaro, dove viviamo. Ho deciso di raccontare una testimonianza relativa ad un viaggio fatto qui a San Giovanni Rotondo. Erano anni che mia moglie voleva rendermi partecipe di un pellegrinaggio nei luoghi di San Pio, anche perché mi ero distaccato da quelle che erano, lui scrive tra virgolette, le cose religiose. Non praticavo più la chiesa ed ero un tantino scettico su quello che si diceva su miracoli e guarigioni di ogni tipo. Preciso, scrive Maurizio, che ho sempre avuto una certa simpatia però per Padre Pio, ma nulla di più. A luglio del 2021 ho deciso di accontentare mia moglie, quindi abbiamo affrontato questo viaggio in auto verso, da Catanzaro verso San Giovanni Rotondo. È stato un viaggio piacevole, pieno di aspettative, ma qualcosa lo ha reso ancora più, con un'atmosfera ancora unica e, lui scrive, interessante. Abbiamo fatto sosta a Palagiano per riposare un po', quindi poi abbiamo pernottato, siamo stati in un bed and breakfast di pomeriggio, quindi di notte, però è successo l'inaspettato. Nel riposare ho sentito un forte odore, potrei dire un profumo, ma la cosa che mi ha meravigliato è che mia moglie non ha sentito nulla. E lo stesso è successo la notte. Ci tengo a precisare che per un problema al naso molto serio io non avevo l'olfatto da almeno 5 anni, tant'è vero che alcuni mesi dopo ho subito anche un intervento per risolvere tutto. Abbiamo fatto visita così ai luoghi di Padre Pio qui a San Giovanni Rotondo e ho avvertito una forte emozione che ancora oggi sento. Dopo un anno, ci scrive Maurizio, ho rifatto visita a San Pio, ai suoi luoghi, e ho finalmente capito quanto fosse importante, specie ad una certa età, riconvertirsi.